Iniziamo la lezione di sabato, per intenderci, con il laboratorio su Mastodon Gesualdo. Come vi dicevo nella scorsa video lezione, partiremo dalla lettura di questo passo tratto dalla parte terza dal primo capitolo. Nello specifico è lo scontro tra un padre e una figlia, che viene un po' esemplificato in questa frase: il pesco non si innesta all'ulivo, cioè due nature totalmente diverse non possono attecchire. Proprio a sottolineare come Isabella fosse cresciuta in un modo così particolare da non avere nulla a che fare con quel padre che tanto aveva fatto per lei, tanti sacrifici aveva fatto per lei. Allora, scusate, ho sempre qualche problema tecnico qua. Allora, l'Isabellina, prima ancora di compiere i 5 anni, fu messa nel collegio di Maria. Quindi si decide di darle una buona educazione, come era uso tra le nobili, comunque tra le signorine di alto borgo nell'epoca. Don Gesualdo, adesso che aveva delle pietre al sole, marciava da pari a pari coi megli del paese e così voleva che marciasse la sua figliola: imparare le belle maniere, leggere, scrivere, ricamare, il latino dell'ufficio anche, e ogni cosa come la figlia di un barone, tanto più che, grazie a Dio, la dote non le sarebbe mancata, perché Bianca non prometteva di dargli altri eredi. Quindi, questi righi qui sono sempre espressione di un indiretto libero. La ragazza viene educata come una nobildonna anche perché è l'unica erede, perché appunto dice: tanto pericolo di avere altri figli non ce n'è. Pericolo di avere altri figli non ce n'è. Il perché ve l'ho detto nella scorsa lezione: si sospetta che Isabella sia figlia di Corrado e non di Gesualdo, anche perché la moglie non è che amasse particolarmente il marito, quindi come avrebbero potuto avere dei figli? Non c'erano rapporti, ecco. Essa, e poi dice questo: essa dopo il parto non si era più rifatta in salute, anzi deperiva sempre più di giorno in giorno, rosa dal baco che si era mangiato tutti i trao, e i figlioli era certo che non ne faceva più. Quindi anche dopo il parto aveva avuto un calo fisiologico, si sta ammalando di quella malattia che stava corrompendo tutti i membri della famiglia trao, quindi diciamo che non c'erano speranze di avere altri figli. Questa immagine della nobiltà, dell'aristocrazia malata è una costante nella produzione romanzesca italiana del secondo 800, proprio a sottolineare che sta finendo un'epoca e che i nobili di titolo, i nobili di sangue in quel senso lì, ormai sono destinati a cadere. Un vero castigo di Dio, un affare sbagliato, sebbene il galantuomo avesse la prudenza di non lagnarsene neppure col canonico Lupi che glielo aveva proposto. Per Mastro Don Gesualdo questo matrimonio è stato un investimento sbagliato, perché appunto ha scelto sì una nobile ma non in salute, quindi alla fine non gli ha dato un figlio maschio e non gli ha dato la possibilità di tramandare e trasmettere i propri beni. Però non si lamenta di questo con nessuno, nemmeno con il prete. Quando uno ha fatto la minchioneria è meglio starsi zitto e non parlarne più, per non darla vinta ai nemici. Questo è un indiretto libro, il pensiero, appunto, anzi una frase che probabilmente ha detto Mastro Don Gesualdo. Nulla, nulla gli aveva fruttato quel matrimonio, né la dote, né il figlio maschio, né l'aiuto del parentado, e neppure ciò che gli dava prima Diodata, un momento di svago, un'ora di buon umore, come il bicchiere di vino a un pover'uomo che ha lavorato tutto il giorno. Là, neppure quello. Una moglie che vi si squagliava fra le mani, che vi faceva girare le carezze con quel viso, con quegli occhi, con quel fare spaventato, come se volessero farla cascare in peccato mortale ogni volta, e il prete non ci avesse messo su tanto di croce prima, quando ella aveva detto di sì. Quindi è una donna che sta spegnendo, non solo non ha dato niente a livello materiale, ma sta spegnendo ogni forma di desiderio nei confronti in Mastro Don Gesualdo, cosa che invece non era Diodata. Bianca non ci aveva colpe, era il sangue della razza che si rifiutava. Le pesche non si innestano sull'olivo. Ella, poveretta, chinava il viso, arrivava a offrirlo anzi tutto rosso per obbedire al comandamento di Dio, come fosse pagata per farlo. Cioè, ma non è colpa, Mastro Don Gesualdo non incolpa la moglie. Cioè, non è che mia moglie non mi ama o così, è la razza che è diversa, cioè è lo stato sociale che è diverso. Quindi, e qua c'è la frase che poi verrà in qualche modo spesa anche a favore della figlia: le pesche non si innestano sull'ulivo. Quando due piante sono di natura così diversa, non può nascere niente di buono tra di loro. Cioè, lei, poverina, ci prova pure a fare la buona moglie, si china per farsi baciare, arrossita, ma quasi lo fa come se fosse pagata, lo fa come se fosse un obbligo, non ha nessuno slancio. Ma egli non si lasciava illudere, no. Aspettate che ho sbagliato. Non si lasciava illudere, no.
Era villano, ma aveva il naso fino di villano pure, e aveva il suo orgoglio anche lui. L'orgoglio di quello che aveva saputo guadagnarsi con le sue mani tutto opera sua, quei lenzuoli di tela fine in cui dormivano voltandosi le spalle e quei bocconi buoni che doveva mandare giù in punta di forchetta sotto gli occhi della Trao. Lui sa che praticamente lei ci sta per dovere e non si fa ingannare. Lui che ha una mente fina che gli ha consentito di avere le ricchezze di cui effettivamente usufruisce. E notate il dettaglio, dormono voltandosi le spalle, quindi non si guardano, e anche quando fa riferimento al cibo, quel cibo che lui doveva mangiare in punta di forchetta sotto gli occhi della moglie, la moglie lo guarda con fare inquisitorio, quindi si sente in qualche modo inferiore a livello culturale rispetto alla moglie. Don Gesualdo non guardò a fare spesa per far star contenti Isabellina in collegio. Dolci, libri con le figure, immagini di santi, noci col bambino Gesù di c'era dentro, un presepino del Buon Giovanni che pigliava un'intera tavola. Tutto ciò che avevano le figlie dei primi signori, la sua figliola l'aveva, e i meglio bocconi, le primizie che offriva il paese, le ciliegie e le albicocche venute apposta da lontano. Le altre ragazzette andavano con tanto d'occhi e soffocavano dei sospiri grossi così. La minore dello zacco e la mendola di seconda mano, le quali dovevano contentarsi delle cipolle e delle olive nere che passava il convento a merenda, si rifacevano parlando delle ricchezze che possedevano a casa e nei loro poderi. Quelle che non avevano né casa né poderi tiravano in ballo il parentato nobile, il capitano giustiziere che era fratello della mamma, la zia baronessa che aveva il cacciatore con le penne, i cugini del babbo che possedevano 5 feudi l'uno attaccato all'altro nello stato di Caltagirone. Ogni festa, ogni capodanno, come la piccola Isabella riceveva altri regali più costosi, un crocifisso d'argento, un rosario coi gloria patri d'oro, un libro da messa rilegato in tartaruga per imparare a leggere, nascevano altre guerricciole, altri dispettucci delle alleanze fatte e disfatte a seconda di un dolce o di un'immagine data o rifiutata. Si vedevano degli occhietti giallucenti d'alterigia e di gelosia, dei visetti accesi, dei piagnistei che andavano poi a sfogarsi nelle orecchie delle mamme in parlatoio. Fra tutte quelle piccine, in tutte le famiglie, succedeva lo stesso diavoletto che Mastro Don Gesualdo aveva fatto nascere nei grandi del paese. Quindi la ragazzina viene cresciuta, viene viziata, potremmo dire, viene cresciuta con, diciamo, tutti i vizi di questo mondo, con tutte le ricchezze di questo mondo, e questo provoca invidia tra le altre compagne in collegio. Cioè la stessa cosa che succedeva a Mastro Don Gesualdo nel paese. Non si sapeva più chi poteva spendere e chi no. Una gara fra i parenti a buttare il denaro in frascherie e una confusione generale fra chi era stato sempre in fila e chi veniva dopo. Cioè si crea scompiglio perché questa ragazza rappresenta, diciamo, la novità di quella che può permettersi tutto, mentre i veri nobili sono in decadenza e non riescono ad acquistare, quindi si sovverte l'ordine naturale. Quelli che non potevano proprio o si seccavano a spendere l'osso del collo per il buon piacere di Mastro Gesualdo, si lasciavano scappare contro di lui certe allusioni e certi motteggi che fermentavano nelle piccole teste delle educande. Alla guerra intestina pigliavano parte anche le monache, secondo le relazioni, le simpatie, il partito che sosteneva, oppure voleva rovesciare la superiora. Ci si accalorava fin la portinaia, fin le converse che si sentivano umiliati di dover servire senza altro guadagno anche la figliuola di Mastro Don Gesualdo, uno venuto su dal nulla, come loro, arricchito di ieri. Le nemicizie di fuori si sfogavano fin là dentro in pettegolezzi, in rappresaglie, in parole grosse. Sai come si chiama tuo padre? Mastro Don Gesualdo. Sai cosa succede a casa tua? Ti hanno dovuto vendere una coppia di buoi per seminare le terre. Tua zia Speranza fila stoppa per conto di chi la paga e i suoi figlioli vanno scalzi. A casa tua c'è stato l'usciere per fare il piglioramento. La piccola Limena arrivò a nascondersi nelle scale del campanile una domenica per vedere se era vero che il padre di Isabella portasse la berretta. Quindi, praticamente, le cattiverie su Mastro Don Gesualdo, che pur essendo donna rimaneva mastro, arrivano anche nel convento e vengono rinfacciate alla figlia. E la figlia si difende come meglio può, accusando, diciamo, gli altri di essere appartenenti a famiglie con problemi economici. Egli trovava la sua figlioletta ancora rossa, col petto gonfio di singhiozzi, volgendo il capo timorosa di veder luccicare dietro ogni grata gli occhietti maliziosi delle altre piccine, guardandogli le mani per vedere se davvero erano sporche di calcina, tirandosi indietro istintivamente quando nel baciarla la pungeva con la barba ispida. Tale quadre sua madre. Così il pesco non si innesta all'ulivo.
Quindi la ragazza prova vergogna nei confronti del padre perché vede che è un operaio fondamentalmente, che ha ancora le mani da lavoratore, quindi prova repulsione, prova ad allontanarlo perché le amiche, le amichette, le compagne nel collegio la fanno sentire inferiore. Quindi lei cerca di allontanare il padre e il padre dice, vedi, è tutta sua madre, come il pesco non si innesta all'ulivo, la stessa frase che ha detto prima. Tante punture di spillo, la stessa cattiva sorte che gli aveva attossicato sempre ogni cosa giorno per giorno, la stessa guerra implacabile che era stato obbligato a combattere sempre contro tutto e contro tutti, e lo feriva sin lì, nell'amore della sua creatura. Stava zitto, non lagnavasi perché non era un minchione e non voleva far ridere i nemici, ma intanto gli tornavano in mente le parole di suo padre, gli stessi rancori, le stesse gelosie. Poi rifletteva che ciascuno al mondo cerca il suo interesse e va per la sua via. Così aveva fatto lui con suo padre, così faceva sua figlia, così deve essere. Si metteva il cuore in pace, ma gli restava sempre una spina in cuore. Tutto ciò che aveva fatto e faceva per la sua figliuola l'allontanava appunto da lui. I denari che aveva speso per farla educare come una signora, le compagne in mezzo alle quali aveva voluto farla crescere, le larghezze e il lusso che seminavano la superbia nel cuore della ragazzina, il nome stesso che l'aveva dato, maritandosi a una trao, un bel guadagno che ce l'aveva fatto, la piccina diceva sempre: io sono figlia della Trao, io mi chiamo Isabella Trao. Quell'atteggiamento della figlia lo distrugge perché si rende conto di aver fatto sacrifici e di non avere nessuna forma di affetto in cambio, tant'è che la figlia si presenta col cognome della madre, cosa che non era molto comune. Perché? Perché la madre era un'aristocratica, mentre Mastro Don Gesualdo era un uomo comune. Questa è praticamente la descrizione del rapporto tra padre e figlia, rapporto che assolutamente degenera nella conclusione del romanzo. Vi ho detto che quando Mastro Don Gesualdo si ammala, viene portato a Palermo, ma la figlia si rifiuterà di vederlo e lo vediamo adesso. Ecco qua, sono a pagina 287, il testo 15, La morte di Mastro Don Gesualdo. Per chi non ha il libro può seguire direttamente la videolezione. Ovviamente non è tutto il capitolo, ma sono dei passi. Quindi, Mastro Don Gesualdo, malato di cancro allo stomaco, è a Palermo a casa del genero. L'avevano collocato in un quartierino al piano di sopra, poche stanze che chiamavano la foresteria, cioè dove mettevano praticamente gli ospiti, dove Isabella andava a vederlo ogni mattina in veste da camera, spesso senza nemmeno mettersi a sedere, amorevole e premurosa, è vero, ma in un certo modo che al pover'uomo sembrava ad essere davvero un forestiero. Cioè, la figlia va a vedere il padre come ospite, semplicemente come persona che sta nella casa e quindi va a vedere se è viva o morta o se ha bisogno di qualcosa. Per il resto non mostra nessuna forma di attenzione. Essa alcune volte era pallida così che scusatemi, no. Essa alcune volte era pallida così che pareva non avesse chiuso nepp occhio neppure lei. Perché? Perché appunto le dà fastidio questa presenza in casa, anche per il mormorio dei servi. Aveva una certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andava un punto a genio. Cioè, vede nella figlia un'espressione strana, quindi capisce che c'è qualcosa che non va. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle piano in un orecchio: cos'hai? Dimmelo, confidati a me che io dei guai ne ho passati tanti e non posso tradirti. Ma anch'essa ritirava le corna come fa la lumaca, cioè si chiudeva in se stessa. Stava chiusa, parlava di rado, anche della mamma, quasi il chiodo le fosse rimasto lì, fisso, accusando lo stomaco peloso dei trao che vi chiudevano il rancore e la differenza implacabili, la diffidenza implacabili. Praticamente aveva questo pensiero fisso della mamma che era morta, però non riusciva nemmeno a dire che cosa stesse provando, se rabbia o dolore, perché aveva questo stomaco felpato, diremmo noi oggi, uno stomaco duro, un cuore duro, che era tipico della famiglia dei trao, dove si chiudeva il rancore e la diffidenza, quindi non aprirsi agli altri. Perciò lui doveva ricacciare indietro le parole buone e anche le lacrime, che gli si gonfiavano grosse grosse dentro, e tenersi per sé i propri guai. Ecco, il pesco è l'ulivo, Mastro Don Gesualdo è l'ulivo, e vorrebbe dire alla figlia che cos'hai, parla con me, sfogati, ma si rende conto che la figlia, come ho detto prima, è di un'altra razza, è di un altro mondo, ha un altro modo di intendere la vita, per cui trattiene anche il dolore e l'affetto di padre. Passava i giorni malinconici dietro l'invetriata a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in maniche di camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti coi domestici, i quali perdevano il tempo alle finestre, col grembialone sino al collo o in panciotto rosso,
strascicando svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffati di mascalzoni ben rasi e ben pettinati, che sembravano togliersi a loro una maschera. I cocchieri, poi, degli altri pezzi grossi, stavano a guardare col sigaro in bocca e le mani nelle tasche delle giacchette attillate, discorrendo di tanto in tanto col guardaportone che veniva dal suo casotto a fare una fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le invetriate dei balconi, oppure facevano capolino provocanti, sfacciate, al buttar giù delle parolacce e delle risate di male femmine con certi visi da Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei denari dovevano scorrere per quelle mani. Tutta quella gente che mangiava e beveva alle spalle di sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, sulla Lia e su Donninga, le belle terre che aveva covato con gli occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato palmo a palmo, giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca. Le povere terre nude che bisognava amare e seminare. I mulini, le case, i magazzini che aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un sasso dopo l'altro, la canziria, manca la vite, la casa, tutto sarebbe passato per quelle mani. Chi avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la sua morte? Ahimè, povera roba, chi sapeva quel che l'era costata? Il signor Duca, lui, quando usciva di casa a testa alta, col sigaro in bocca e il pomo del bastoncino nella tasca del pastrano, fermavasi appena a dare un'occhiata ai suoi cavalli, ossequiato come il Santissimo Sacramento. Le finestre si chiudevano in fretta, ciascuno correva al suo posto e tutti a caposcoperto, il guardaportone col berretto gallonato in mano, ritto dinanzi alla sua vetrina, gli stallieri immobili accanto alla groppa delle loro bestie, con la striglia appoggiata all'anca, il cocchiere maggiore, un signorone, piegato in due a passare la rivista e prendere gli ordini. Una commedia che durava 5 minuti. Quindi, Mastro Don Gesualdo, come passa le sue giornate? Osserva la vita all'interno di questo palazzo e vede che in realtà è un po' come il discorso di Mazzarò che abbiamo visto nella novella della lezione precedente. Cioè, il padrone non si prende cura dei propri beni, vengono sperperati, i suoi sottoposti, le persone che lui paga, lavorano soltanto quando si sentono osservati, per il resto fanno una bella vita, e a lui questo dà fastidio, perché quelli sono in qualche modo i beni della famiglia Motta, quello che lui ha conquistato con tanto sacrificio, e quindi non riesce a capire come mai la figlia non abbia a cuore questi beni. Il marito men che meno, il marito in qualche modo è uno scialacquatore, pensa soltanto a mantenere lo status di nobile. Quindi, dopo che il signore se ne andava, che succede? Dopo, appena lui volta le spalle, ricominciava il chiasso e la baraonda. Come fate voi quando, insomma, arriva un professore, o che ne so, arriva la dirigente? In quel momento siete tutti santi, poi basta che si giri e ricominciate. Dopo, appena lui volta le spalle, ricominciava il chiasso e la baraonda, dalle finestre, dalle arcate del portico che metteva le scuderie, dalla cucina che fumava e fiammeggiava sotto il tetto, piena di sguatte di vestiti di bianco, quasi il palazzo fosse abbandonato in mano ad un'orda famelica, pagata apposta per scialarsela sino al tocco della campana che annunciava qualche visita, un'altra solennità anche quella. E qua c'è l'ironia in questa solennità. La duchessa certi giorni, cioè praticamente Isabella, certi giorni si metteva in pompa magna ad aspettare le visite come un'anima di purgatorio, quindi si spostava da una stanza all'altra. Arrivava di tanto in tanto una carrozza fiammante, passava come un lampo dinanzi al portinaio che aveva appena il tempo di cacciare la pipa dalla falda del soprabito e di appendersi alla campana. Delle dame e degli staffieri in gala sguisciavano frettolosi verso l'alto vestibolo e dopo 10 minuti tornavano ad uscire per correre altrove a rompicollo. Proprio della gente che sembrava presa a giornata per questo. Lui invece passava il tempo a contare le tegole di rimpetto, a calcolare con l'amore e la sollecitudine del suo antico mestiere quel che erano costate le finestre scolpite, i pilastri massicci, gli scalini di marmo, quei mobili sontuosi, quelle stoffe, quelle gente, quei cavalli che mangiavano e inghiottivano il denaro come la terra inghiottiva la semente, come beveva l'acqua, senza renderlo però, senza dar frutto, sempre più affamati, sempre più divoranti, simili a quel male che gli consumava le viscere. Queste cose sarebbero potute fare con quante cose sarebbero potute fare con quel denaro? Quanti buoni colpi di zappa, quanto sudore di villani si sarebbero pagati? Delle fattorie, dei villaggi interi da fabbricare, delle terre da seminare a perdita di vista, e un esercito di mietitori a giugno, del grano da raccogliere a montagne, del denaro a fiumi da intascare. Allora gli si gonfiava il cuore a vedere i passeri che schiamazzavano su quelle tegole, il sole che moriva sul cornicione senza scendere mai giù sino alle finestre.
Pensavo alle strade polverose, ai bei campi dorati e verdi, al cinguettio lungo le siepi, alle belle mattinate che facevano fumare i solchi. Oramai, oramai. Praticamente c'è un contrasto tra la vita fatta di apparenze di Isabella e Massone Gesualdo, che invece, adesso che sente la morte avvicinarsi, vede come tutti i suoi beni sono stati sprecati e come in realtà i beni, le ricchezze, i soldi non siano stati investiti bene. Ormai però non c'è più tempo, non c'è più tempo per me, non c'è più, non posso fare più nulla. Quindi c'è il rammarico. Ecco qua il tema della roba. Vedere la roba, cioè ciò su cui effettivamente Massone Gesualdo ha potere, andar via, essere scialacquata, essere dissipata. Quindi l'impotenza è proprio l'assenza di controllo nemmeno sulla roba. Adesso era chiuso fra quattro mura, col brusio incessante della città negli orecchi, lo scampanio di tante chiese che gli martellava sul capo, consumato lentamente dalla febbre, roso dai dolori che gli facevano mordere il guanciale, a volte, per non seccare il domestico che sbadigliava nella stanza accanto. Vive in una sorta di prigione, una prigione d'oro, ma una prigione, e questo lo fa soffrire, perché appunto lui è abituato a muoversi, le sue condizioni peggiorano sempre di più. E anche per non disturbare quel servo che a cui dà fastidio, tra virgolette, aiutarlo, morde il cuscino per il dolore. Quindi con le condizioni di Gesualdo peggiorano e ormai non c'è più niente da fare. Quindi quando sente che sta per morire decide di chiamare la figlia e di avere con lei un ultimo confronto. «Senti, ho da parlarti, intanto che siamo soli». Ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, con le mani erranti che l'accarezzavano. L'accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola. Di lì un po' riprese. «Ti dico di sì, non sono un ragazzo, non perdiamo tempo inutilmente». Poi gli venne una tenerezza. «Ti dispiace, ti dispiace pure a te». Praticamente la figlia sembra avere uno slancio d'affetto nei confronti del padre e il padre si lascia un attimo andare e dice effettivamente «Allora dispiace anche a te vedermi morire, vedermi in questa condizione». La voce gli si era intenerita anch'essa, gli occhi tristi si erano fatti più dolci e qualcosa gli tremava sulle labbra. Ti ho voluto bene, anch'io, quanto ho potuto, come ho potuto, quando uno fa quello che può. Allora l'attirò a sé lentamente, quasi esitando, guardandola fisso per vedere se voleva lei pure, e l'abbracciò stretta stretta, posando la guancia ispida su quei bei capelli fini. «Non ti fa male, di, come quando eri bambina». Gli vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle ondate di amarezza e di passione, quei sospetti odiosi che dei bricconi nelle questioni di interesse avevano cercato di mettergli in capo, cioè il fatto che non fosse sua figlia. Si passò la mano sulla fronte per ricacciarli indietro e cambiò discorso. «Parliamo dei nostri affari, non ci perdiamo in chiacchiere adesso, quindi quello slancio di affetto è durato soltanto un attimo. Adesso ritorna il Massone Gesualdo che tiene alla roba». Essa non voleva, smaniava per la stanza, si cacciava le mani nei capelli, diceva che gli lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi suo padre stesse per chiudere gli occhi. «Ma no, parliamole», insisteva lui. «Sono discorsi seri. Non ho tempo da perdere adesso». Il viso gli si andava oscurando. Il rancore antico gli coruscava negli occhi. «Allora vuol dire che non te ne importa nulla, come a tuo marito». Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capochino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti. Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla. «Piuttosto farti tagliare la mano, vedi, quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte. Lui non sa cosa vuol dire». Spiegava quel che gli era costato quei poteri, la Lia, la Canzira. Li passava tutti in rassegna amorosamente. Rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l'altro, a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne. Li descriveva minutamente, zolla per zolla, con le qualità buone e cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli spuntavano le lacrime agli occhi. «Mangalavite, sai, la conosci anche tu, ci sei stata con tua madre. 40 salme di terrene, tutti alberati. Ti rammenti, belli aranci, anche a tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca negli ultimi giorni. 300 migliaia l'anno ne davano, circa 300 onze. E la Salonia, dei seminati d'oro, della terra che fa miracoli. Benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa». Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino. Vedete, la tenerezza non l'ha dimostrata tanto nei confronti della figlia, quanto nei confronti delle terre. Le sta nominando una per una, dice «fatti tagliare una mano piuttosto che venderle, che fatti ipotecare queste zone».
L'affetto è rivolto più che, ripeto, sulla figlia e sulle terre, perché la roba è ciò che effettivamente rientra nel potere di Massimo Don Gesualdo. La figlia non è mai stata sua, letteralmente. Basta, disse, ho da dirti un'altra cosa, senti. La guardò fissamente negli occhi pieni di lacrime per vedere l'effetto che avrebbe fatto la sua volontà. Le fece segno di accostarsi ancora, di chinarsi su lui supino che esitava a cercare le parole. Senti, ho degli scrupoli di coscienza. Vorrei lasciare qualche legato a delle persone verso cui ho degli obblighi. Poca cosa, non sarà molto per te che sei ricca. Farei conto di essere una regalia che tuo padre ti domanda in punto di morte. Se ho fatto qualcosa, anch'io per te. Ah, babbo, babbo, che parole, inghiozzò Isabella. Lo farai, lo farai. Sta chiedendo praticamente di non prendere tutta l'eredità, ma di lasciare alcune parti a delle persone. Anche se tuo marito non volesse. Le prese le tempie fra le mani e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se l'avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli premeva proprio e che ci aveva quel segreto in cuore. E mentre la guardava a quel modo, gli parve di scorgere anche lui quell'altro segreto, quell'altro cruccio nascosto in fondo agli occhi della figlia. E voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre domande in quel punto, aprirle il cuore come al confessore e leggere nel suo. Ma ella chinava il viso, quasi avesse indovinato, con la ruga ostinata dei trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiudendosi in sé, superba, coi suoi guai e il suo segreto. Quindi, come vedete, insomma, in Isabella c'è molto dei trao. E che cos'è che il padre ha visto? Ha visto che forse non è figlia sua, che è figlia appunto dei trao, della moglie, del cugino di Corrado, perché è totalmente diversa. È il pesco che non si innesta sull'ulivo e adesso se ne rende conto. Quando la figlia torna indietro, si distacca, sembra averne la conferma. E lui allora sentì di tornare motta, come essa era trao, quindi in questo momento capisce che in realtà non c'è stato nessun cambiamento, non è diventato Mastro Don Gesualdo, ma continua ad essere Motta, l'ex muratore che era ad inizio romanzo, mentre lei apparteneva ad un'altra generazione, scusate, ad un'altra stirpe, un'altra classe sociale, gli aristocratici. Diffidente e ostile, di un'altra pasta, allentò le braccia e non aggiunse altro. Ora fammi chiamare un prete, tornò con un altro tono di voce, voglio fare i miei conti con Domeneddio. Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto, l'udì agitarsi e smaniare prima dell'alba. Ma siccome era avvezza a quei capricci, si voltò dall'altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c'era. Mia figlia, borbottò Don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. Chiamatemi mia figlia. Ah, sì, signore, ora vado a chiamarlo, rispose il domestico e tornò a coricarsi, quindi viene completamente snobbato. Ma non lo lasciava dormire quell'accidente, questo è un indiretto libero. Un po' erano sibili e un po' faceva peggio di un contrabbasso nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi, udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse e ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e gli accapponava la pelle, tanto che infine dovette tornare ad alzarsi furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce. Cioè non lo lascia dormire, quello sta morendo e il servo pensa a dormire. Cos'è? Gli è venuto l'uzzolo adesso? Vuol passare la mattana? Che cerca? Don Gesualdo non rispondeva, vedete com'è molto aggressivo, lo tratta come se fosse feccia. Continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume per vederlo in faccia, allora si fregò bene gli occhi e la voglia di tornare a dormire gli andò via un tratto. Oi, oi, che facciamo adesso? Balbettò grattandosi il capo, cioè si è reso conto che effettivamente sta morendo. Stette un momento a guardarlo così, con il lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po' o scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra, perché devono prepararla al lutto. Don Gesualdo, mica c'era la camera mortuaria, quindi dovevano chiudere le finestre, mettere il telo nero, eccetera, eccetera. Don Gesualdo, intanto, andava calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, con gli occhi sempre fissi e spalancati, sono gli ultimi attimi prima della morte. A un tratto si irrigidì e si chetò del tutto. È qui che è morto. Adesso guardate con che cinismo viene descritta la fine. Ed è questa è la fine del romanzo. La finestra cominciava a imbiancare, quindi sta facendo giorno. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli e picchiare le striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi e poi tornò a riassettare la camera. Di
Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate e si affacciò a prendere una boccata d'aria fumando. Cioè, fa tutto ciò che ha sempre fatto con molta calma, mentre quello è morto nel letto. Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra. «Mattinata, Don Leopoldo?» «È nottata pure», rispose il cameriere sbadigliando. «M'è toccata a me questo regalo». L'altro scosse il capo, come a chiedere che c'era di nuovo, e Don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie a Dio. «Ah, così alla chetichella!» osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l'androne. Degli altri domestici si erano affacciati intanto e vollero andare a vedere. Di lì a un po' la camera del morto si riempì di gente in maniche di camicia e con la pipa in bocca. Chi servi? La guardia Robera, vedendo tutti quegli uomini alla finestra di rimpetto, venne anche lei a far capolino nella stanza accanto. «Quanto onore! Donna Carmelina, entrate pure, non vi mangiamo mica!» E neanche lui non vi mette più le mani addosso di sicuro. Zitto, scomunicato, non ho paura, poveretta, c'è stato di penare. Ed io pure, soggiunse Don Leopoldo, che era praticamente il cameriere. Così nel crocchio narrava le noie che gli aveva dato quel cristiano, uno che faceva delle notti e giorni e non sapeva come pigliarlo e non era contento mai. Pazienza a servire quelli che realmente sono nati meglio di noi. Basta, dei morti non si parla. Quindi il servo dice: posso capire quando devo servire un nobile che è nato nobile, ma il povero arricchito io non riesco a gestirlo, perché mi dà fastidio. Si vede com'era nato, osservò gravemente il cocchiere maggiore. Guardate le mani. Già, sono le mani che hanno fatto la pappa, cioè quello che ha costruito tutto ciò. Vedete cos'è nascere fortunati? Intanto vi muore nella Battista come un principe. Vedete, ha fatto, però adesso muore nel lusso. Allora, disse il portinaio, devo andare a chiudere il portone, cioè in segno di lutto. Sicuro, è roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa. Gesualdo è morto di notte, però avete visto che frangente di tempo è passato fino a quando praticamente si è avvisata la duchessa, quindi Isabella. Passa tutto questo tempo, è morto nella solitudine, non ha avuto il coraggio di parlare a cuore aperto con la figlia perché non c'era dialogo, erano due mondi totalmente distanti. E Mastro Don Gesualdo muore completamente sconfitto. Ecco perché è un antieroe. Perché ha lottato secondo i valori in cui credeva, però non ha ottenuto nulla, è stato sconfitto dalla sua stessa sorte. E con questo brano si conclude la nostra lezione su Verga e il modulo sul verismo. Le pagine da studiare stanno sul Padlet, vi ho mandato anche il materiale precedentemente, e quanto spiegato oggi è sul vostro registro di classe. Prossima lezione sarà sul decadentismo.